nasce perché vuole dare un segno di ripresa anche a livello sociale, perché in fondo sentiamo tutti l'esigenza di riprendere. Come dice Papa Francesco, una chiesa in uscita, e forse questo è un piccolo segno di una chiesa che vuole andare incontro anche un po' alle esigenze degli altri. Il presepe vivente in fondo ci mostra come è possibile incarnare il Signore Gesù nella storia di un piccolo borgo come quello di Santa Severina. Devo dire grazie a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo presepe, che ha visto partecipanti il comune, le varie associazioni presenti sul territorio, la Pro Loco, un po' tutte quelle associazioni che ci hanno accompagnato in questo momento. E lo spirito che un po' ha accompagnato è uno spirito di comunione. E quello che ci siamo detti dall'inizio insieme ai figuranti, a coloro che ci hanno aiutato, è proprio questo: voler essere una scuola, un cantiere, come ci ricorda un po' il sinodo, per poter vivere e costruire qualcosa di bello ma insieme. Quindi la comunione è stato lo spirito che ci ha portato a metterci in gioco e a fare qualche cosa. Certo, si può fare sempre di più, ma se qualcuno ha la voglia di mettersi in gioco è proprio perché il Signore Gesù ci permette di mettere la fede, la speranza, e con un po' di amore le cose belle nascono sempre. La bellezza è proprio questo, vedere come insieme si possono fare tante cose.